Iniziamo questo momento formativo. Come vedete dal programma, oggi si parla di gestione forestale sostenibile e tracciabilità dai boschi gestiti in maniera corretta fino a un prodotto finale. Sono Antonio Brunori, dottore forestale, e rappresento il PEFC, che è l'organizzazione che è di fatto certificata qui. La Marlegno, come sapete, ha una certificazione di tracciabilità PEFC, e quindi io rappresento in Italia un'organizzazione che è a livello mondiale la più diffusa al mondo. So che questo evento fa parte di una giornata formativa divisa in più parti, e quindi io ho la responsabilità di parlare di quella che è l'aspetto biologico e della certificazione di tracciabilità. Ora, da un punto di vista pratico, quando si parla di certificazione forestale si parla di tutti i prodotti a base forestale, però visto che sono in un'azienda che produce dei prodotti che sono case, quindi edilizia o comunque infrastrutture, vedrete che ho focalizzato il mio intervento specificamente sulle infrastrutture legnose, in particolare modo l'edilizia. Considerate che in 2 ore uno può fare quello che può fare, ma un corso universitario di questo genere sono 40 ore, quindi proprio facendo una sintesi estrema, abbiamo deciso con l'ingegner Marchetti di focalizzare su 2 o 3 punti. Fondamentalmente, cosa è la certificazione forestale, esempi di filiera corta, che è uno dei punti di forza anche della Marlegno, ma fondamentalmente della maggior parte dei produttori di edilizia e di infrastrutture del nord Italia, e poi fare degli esempi concreti. Non so quanti di voi sappiano cosa è il PFC. Il PFC è un acronimo che sta per Program for Endorsement, quindi programma di riconoscimento of Forest Certification Schemes, cioè di schemi di certificazione forestale. In Italia noi siamo un'associazione che riunisce tutti gli attori della filiera, dal bosco fino alle pubbliche amministrazioni e i consumatori. Tanto per dare un'idea, 10 regioni hanno fondato il PFC, tra cui la regione Lombardia. Abbiamo i consumatori, Adiconsum e Altro Consumo, organizzazioni non governative ambientaliste come Legambiente, e poi tutti gli attori che fanno viva la filiera foresta legno carta in Italia, e quindi proprietari forestali privati e pubblici, ditte boschive, industria, prima, seconda e terza trasformazione, cooperative, professionisti. Quindi il Consiglio dell'Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali è membro, socio, fondatore del PFC in Italia. Come obiettivo, la certificazione è nata per promuovere la gestione sostenibile delle foreste, ma anche di dare alle risorse locali, che siano naturali o umane, un valore aggiunto. Perché dico questo? Perché ovviamente quando facciamo una gestione sostenibile vuol dire che prima c'è una pianificazione delle risorse, quindi le risorse umane sono i dottori forestali o agronomi che si sono specializzati nelle scienze forestali, che fanno un piano di gestione. Perché solo se c'è una pianificazione delle risorse naturali, quindi legnose, si può poi parlare di una produzione di legname che dà un prodotto per arrivare poi alla presenza sul mercato, che sia esso una matita, che sia esso un foglio di carta o una casa. L'importante è che tutta la filiera sia tracciata. Ora io vi faccio vedere una foto. Questa è una faggeta, è la prima faggeta certificata PFC d'Italia, è stata fatta nel 2003, siamo nel consorzio forestale della Miata, quindi noi vediamo un bosco abbastanza denso,
è una fustaia transitoria, quindi è passata da un bosco cedro ad alto fusto, funzione produttiva ma anche protettiva, visto che abbiamo una zona di impluvio con rocce, è dedicata questa parte anche al turismo. Quindi vedete, come faccio io a sapere che è certificato? Non c'è neanche a un occhio esperto di un dottore forestale un segno che questo bosco sia certificato. Lo si ha nel momento in cui da il bosco monitorato, misurato, ben gestito, si ha un prodotto legnoso. Allora, a quel momento, quando la ditta boschiva entra in campo e fa o legna da ardere o legna da opera, a quel punto, o anche funghi, per esempio, perché è un prodotto di origine forestale, miele, funghi, tartufi, anche questo è un prodotto certificabile, si arriva poi alla produzione praticamente in campo, no? Che può essere un parquet, come per esempio questo di Listone Giordano, dove nella parte non nobile abbiamo pioppo, nella parte nobile abbiamo rovere, entrambi vengono da boschi ben gestiti, certificati, oppure serramenti, come dicevo, matite, ma anche certificazione vuol dire qualità. E quindi, se possibile, vediamo un pochettino se ci riesco col puntatore. Vedete, la casa in quanto tale come struttura è abbastanza evidente, no? Il concetto, poi si fa la copertura, il legno è protetto, ma quando si parla di arredi per esterni, generalmente uno pensa immediatamente al legno tropicale. In realtà questo è faggio che è stato termotrattato, quindi quello che noi proponiamo è sì una valorizzazione delle risorse locali da gestione sostenibile, ma usare anche le tecnologie in campo, e cioè valorizzare faggio, frassino e altre specie che apparentemente non sono utilizzabili per l'esterno, con un termotrattamento possono diventare come un teak o un qualsiasi altro legno tropicale che sta bene per l'esterno. Quindi, con le ultime diciamo, evoluzioni delle tecnologie, e parlo degli ultimi 10 anni, si è cominciato a parlare anche di legno ingegnerizzato, e quindi ecco che entra in campo il lamellare, entra in campo il cross laminated timber, quindi chiamato anche XLAM, e quindi si è espanso il campo d'applicazione anche nell'edilizia, no? Però quello che uno non sa è che il settore di più ampio diffusione di legname è i trasporti, la logistica. Il 98% di tutti i trasporti al mondo avvengono su legno, quindi i famosi pancali o pallet sono quelli che sostengono il trasferimento delle merci in tutto il mondo. Quindi lì c'è un mondo incredibile in termini di numeri, in termini di volumi di affari e addirittura di criminalità. Perché laddove ci stanno tanti soldi, dove c'è tanto volume, immediatamente la criminalità entra. Ora vi do un dato, abbiamo finito adesso un progetto europeo, il fatturato della criminalità ambientale è seconda solo a quello della droga, quindi è superiore ai rifiuti tossici, superiore alla prostituzione. È un dato impressionante, ma fa capire che la materia prima legno, in quanto povera ma trasportabile in quantità notevoli, le dogane non è che si interessano, dice che è legno. Sulla scheda c'è scritto betulla, vai a vedere invece larice o teak, per dire, cioè talvolta i controlli sono anche perché chi controlla non necessariamente sa cos'è il legno, no? Ma a parte questo, ci rientro dopo, è per dirvi che quando si parla di certificazione non è un vezzo perché io voglio comunicare, è una necessità legata al fatto che purtroppo nel settore c'è tanta illegalità. Da dove nasce il tema della certificazione e della illegalità? Beh, basta iniziare a vedere una cartina dove si vede dove si perde la superficie forestale e dove si guadagna. Voi noterete che
i boschi si guadagnano nei paesi più ricchi, quindi Nord America, Europa, soprattutto Nord Europa, e si perde laddove invece c'è maggiore commercio o maggiore necessità di vendere il materiale. Quindi il nord del mondo, tranne la Russia e i Balcani, guadagnano foreste, il sud del mondo le perde. Questa è una figura, tanto per intenderci, un diagramma dove fa vedere che in Europa c'è un guadagno di circa 1 milione di ettari l'anno di superficie forestale, mentre in altre continenti si perde annualmente una superficie pari a tutti i boschi italiani più austriaci messi assieme. Su questo ci sarebbe da parlare tanto, perché guardate, questo qua e qua sono valori che apparentemente sono pochi, no? L'Asia qua parla di meno di 400.000 ettari di perdita, ma queste sono medie. Se voi pensate che solo la Cina fa un rimboschimento annuale di 4 milioni di ettari di pioppo come cinte intorno alle città, perché ormai hanno tagliato tantissime zone, quindi hanno delle bufere di vento, di polvere che entrano in città, perché ormai hanno tagliato tutto, quindi arriva queste tempeste di vento, ora stanno cercando di rimediare. Ma il punto qual è? Se loro piantano 4 milioni e qua ci abbiamo una perdita, la media, capite che vuol dire che almeno 4 milioni e mezzo di perdita ce l'hanno, perché è una media, ok? E quindi, se considerate che poi l'Unione Europea è il primo importatore al mondo di legname, però i boschi non li taglia, o se non altro li taglia poco, è evidente che c'è un commercio con l'estero, non è che ci vuole tanto. Altro tema, che è un po' la base, prima che entriamo nel tecnico degli argomenti che interessano a voi, il problema della perdita delle foreste non è soltanto un qualcosa che colpisce la biodiversità in quanto tale, cioè è un problema che comunque tocca tutti noi, a partire dal fatto che è la seconda voce di causa di incremento della temperatura a livello globale. Dopo l'energia elettrica, quindi dopo l'emissione di anidride carbonica e altri gas climalteranti, c'è appunto la deforestazione. Quindi è comunque un tema che ci riguarda tutti. Entrando nel merito, l'Italia se è l'Europa è il primo importatore al mondo, sopra gli Stati Uniti, sopra il Giappone e la Cina, l'Italia è il primo importatore tra gli europei. E se così va spiegato, immaginatevi che siamo addirittura i primi importatori al mondo di legna da ardere. Già mi ero sorpreso tempo fa quando ho scoperto che l'Italia è il primo importatore al mondo di gramigna, e dico, ma siamo impazziti, cioè qualcosa che non va, la gramigna. Sì, perché nelle altre parti, soprattutto nei Balcani, la raccolgono, ce la spediscono impacchettata e poi la facciamo dei alimenti, medicinali, eccetera, ma legna da ardere? Cioè, noi abbiamo abbandonato la gestione dei nostri boschi, infatti noi tagliamo meno del 20% della ricrescita annuale, quindi tutti gli anni l'80% dei boschi aumenta, e importiamo dall'estero. Ma importiamo dall'estero da dove? Da zone dove c'è un alto tasso di illegalità. Balcani, Bielorussia, Ucraina, Cina, Indonesia, Argentina. Cioè, abbiamo iniziato con questa globalizzazione a perdere il senno, perché noi abbiamo le nostre risorse, ma ci costa meno, e questo è un ragionamento di natura finanziario, non economico, finanziario, quindi facendo sul foglio Excel, cioè, vabbè, ecco qua, spendo un euro a metro cubo in meno, compro di qua, senza calcolare che il trasferimento da altri continenti ha un costo ambientale, ha un costo comunque sociale notevole. E perché si parlava di illegalità? Beh, sappiate che il Parlamento europeo ha detto che l'Europa importa per il 20% materiale di cui non abbiamo nessuna informazione sull'origine. Il che vuol dire che su ogni 5 metri cubi di legname, un metro cubo di legname viene da zone tagliate in maniera illegale.
E quando parliamo di una stima, non diciamo tu sei legale, tu sei illegale, perché essendo illegale non lo sappiamo. Quindi è una stima al ribasso, è un'ipotesi. Quindi è stato creato addirittura un regolamento europeo che è obbligatorio, che si chiama Timber Regulation, è la 995 del 2010, che obbliga tutti gli importatori di legname, ma anche le ditte italiane che tagliano i boschi, a avere i documenti dell'origine del taglio del bosco. È un obbligo perché evidentemente il problema è serio. Per far sì che queste garanzie vengano date sul mercato, esistono al mondo due organismi di certificazione, cioè due enti normatori che possiamo definire le ISO del mondo forestale, che sono appunto il PEFC, che è la struttura che io rappresento qua in Italia, e l'FSC, che è una struttura normatore creata nel 93 a seguito della conferenza di Rio de Janeiro. Quindi queste due organizzazioni sono diffusi in tutto il mondo, hanno come regola di avere appunto uno standard, una norma tecnica. L'azienda che si vuole certificare chiede a un organismo di certificazione che è riconosciuto, che è controllato da un ente accreditante. Quindi noi come PFC abbiamo Accredia che controlla gli organismi di certificazione e l'organizzazione si fa certificare a fronte di uno standard riconosciuto a livello mondiale, uguale alla 9000, uguale alla certificazione biologica. Quindi per intenderci, la Marlegno ha chiamato un organismo di certificazione e ha detto: verifica che tutto il legno che compro abbia certe caratteristiche di legalità e sostenibilità. L'organismo è venuto qua, ha rilasciato il certificato perché ha verificato che realmente tra quello che si compra e le dichiarazioni in entrata e le dichiarazioni in ufficio c'era coerenza. Quindi c'è una certificazione. Cosa vuol dire quindi? Vuol dire che ci stanno degli standard da rispettare che partono dal bosco e arrivano poi, attraverso la pianificazione, al prodotto legnoso. Quindi noi qua parleremo prevalentemente del secondo standard, che è questo, cioè lo standard della tracciabilità, fondamentalmente perché questo standard qua interessa ai dottori agronomi e ai dottori forestali. Cioè non entro qua nel merito su come si va a misurare la sostenibilità di un bosco. È una cosa molto interessante, io mi diverto molto di più a parlare di questo perché è il mio settore, ho studiato queste cose, però è importante sapere che il prodotto che ne esce da un bosco ben gestito ha delle caratteristiche. E quindi è bene che voi sappiate che il 9% dei boschi a livello mondiale è certificato, il 91% no. Quindi quando un'azienda come Marlegno, come altre che del settore, acquistano legno certificato, vuol dire che l'hanno cercato, perché come capite se solo il 9% delle foreste è certificato, quindi ce n'è di meno rispetto a quelle altre normali, no? Quindi c'è ancora di più da valorizzare questo aspetto. È importante vedere che il PFC ha una diffusione all'incirca un terzo in più di FSC, questo perché? Perché nel mondo PFC è soprattutto sviluppato nelle zone temperate del nord, mentre FSC è più che altro sviluppato nelle zone del sud del mondo. Quindi loro hanno come competenza più le zone equatoriali, zone tropicali, noi più le zone del nord del mondo. Anche se, come vedete dalla cartina, inizia la certificazione in Brasile, in Argentina, in Australia, Malesia, Indonesia, e è entrato pochissimo tempo fa anche la Cina e ha fatto domanda anche l'India. Come può essere logico, però, la certificazione dei boschi è una certificazione per i boschi più produttivi. E quindi vedete che a fronte di una piccola percentuale, qua è scritto 10 perché è arrotondata, è 9,4 in realtà, abbiamo
il 28% del legname circolante e viene dal 60% dei boschi certificati a livello internazionale. Questi sono un po' i dati. Allora, entriamo un po' più nel dettaglio, no? Così che spero di attirare la vostra attenzione. Da una parte è importante vedere che la superficie forestale cresce. In Italia abbiamo avuto una crescita notevole delle aziende certificate, la crisi ha colpito duro anche dalle nostre parti e quindi c'è stato un piccolo calo. Però tutti gli anni c'è un centinaio di aziende che si certificano e questo vuol dire che l'interesse sul mercato c'è. C'è, e guardate in quale regioni c'è la maggiore certificazione delle aziende certificate. Veneto ne ha 213, il Trentino Alto Adige 194, Lombardia 167 e poi giù a calare Friuli, Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna e giù. Mentre per quanto riguarda le province, vedete, Trento è quella che fa la capofila, Udine, Treviso, Bolzano, Vicenza, Milano, Belluno, Torino, eccetera. Questo vuol dire che in ogni provincia, a Trento, ci stanno 138 aziende di trasformazione del legno e carta che hanno deciso di fare una certificazione di tracciabilità e quindi usare la certificazione PFC come strumento di mercato per vendere meglio. E qui entriamo nella logica quindi del marketing, perché sostenibilità, dire questo prodotto è sostenibile, che vuol dire? Alla fine è un concetto anche molto aleatorio, no? La sostenibilità. Nella teoria vuol dire che gli aspetti sociali, ambientali ed economici sono uniti. Vuol dire che se è solo economico e ambientale è realizzabile, ma magari non impatta il sociale. Oppure se è sociale e economico può essere equo, ma non interessa l'ambiente. Magari è vivibile, però non è realizzabile. Allora, sostenibilità vuol dire che è sia vivibile che equo che realizzabile, che nella pratica noi italiani, fin dal Medioevo, sappiamo cosa vuol dire. Infatti, io vengo dall'Umbria, vicino a Perugia, c'è questo bellissimo affresco a Siena, dove si vede il signore che va a vedere la campagna, che deve essere in ordine, controllata, chi lavora deve essere a posto, quindi deve essere il lavoro equo, cioè ci vuole chi lavora e guadagna bene, ci vuole un controllo, una tutela, eccetera. La cosa bella è che dall'altro lato, non l'ho messa, c'è l'affresco del cattivo governo, dove c'è l'abbandono, non c'è l'uso delle risorse, c'è il furto, c'è la rapina, c'è esattamente quello che sta accadendo adesso nel mondo forestale, dove non si taglia più, se c'è un abbandono, c'è eventualmente illegalità, come dicevo prima. Quindi, se questo è un concetto comprensibile già dal Medioevo, di fatto non possiamo rimanere ai soli temi del Medioevo, appunto. Cioè esistono delle regole riconosciute in tutto il mondo dove la gestione sostenibile è fatta per regioni, cioè l'Europa ha delle regole, in Sud America ne hanno altre, nel Nord America ne hanno altre, quindi ogni continente sa cosa vuol dire gestione forestale sostenibile. E tutti noi sappiamo che il legno è probabilmente, senza il problema dell'approvvigionamento, la materia prima più ecologica in assoluto. Quindi, se voi vedete il verde, questo è un giallo e questo è un rosso, il legno è quello che ha più verdi e meno rossi. C'è un problema che è l'approvvigionamento, cioè la gente dice: ma tu devi tagliare gli alberi per avere il legno, io voglio la casa in legno, però peccato che si tagliano gli alberi. Oppure voglio mangiarmi la pizza, la voglio cotta a legna, però è un male minore, bisogna tagliare gli alberi. Allora, se noi invece diamo una certificazione di corretta approvvigionamento della materia prima, guardate, il legno diventa immediatamente la materia prima in termini ecologici, di risparmio di energia, di rinnovabilità, di smaltimento, di consumo energetico. Quindi lo sappiamo, siamo qua apposta per parlare di questo. Però c'è bisogno di provare queste cose.
Visto che il tema della illegalità è un tema serio, visto che la gestione, non sempre abbiamo una buona gestione, e visto che non sappiamo il legname da dove venga, ecco che la certificazione è uno strumento che risolve il problema della legalità, della origine sostenibile e delle origini corrette e tracciabili. Questa è la fine della mia introduzione, perché a questo punto diciamo, ma a me architetto, a me ingegnere, a me geometra, che cosa interessa se una casa, se costruisco una casa, se propongo un progetto con legno ben gestito, con legno certificato? Beh, sono due motivi. Il primo motivo è che lo richiede la legge. Adesso con l'ultimo collegato ambientale, tutti gli enti pubblici sono costretti ad avere il 100% di materiale certificato nei loro progetti. 50% per l'edilizia, 100% per la produzione di arredi, forniture di carta, forniture di arredi per esterni, eccetera. Addirittura, e quindi vado anche un po' rapidamente, vedete che c'è una serie di motivazioni, ma la cosa interessante è che al di là degli aspetti politici, cioè che l'ecolabel richiede almeno il 50% di prodotti certificati, che i piani d'azione nazionale degli acquisti verdi vogliono prodotti certificati, ci sta degli strumenti che voi conoscete, tipo il LEED del Green Building Council o il BREEAM inglese, che danno dei punteggi in più se la materia prima è certificata PFC o FSC. Quindi comunque c'è un vantaggio di natura competitiva nel momento in cui uno va a lavorare con un ente pubblico. C'è un vantaggio di natura anche di marketing, perché se uno ottiene una certificazione LEED, per esempio, deve avere del materiale certificato per avere dei punteggi in più. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, la società comincia a chiedere voglio prodotti certificati. Vi do un'idea, abbiamo fatto a livello mondiale un'indagine dove 1000 persone per 15 paesi del mondo sono stati interrogati, e di cosa vi rassicura più sui temi ambientali quando vedete un prodotto, è stato detto label, quindi loghi che hanno considerazioni di natura etica, il 54%, il 30% è questo prodotto, questo legno viene da, il brand, IKEA, Leroy Merlin, 24%, raccomandato dagli amici oppure raccomandato dalla televisione, questo tanto per dare un'idea. Quindi avere un marchio che dice che è gestito in maniera sostenibile, che i lavoratori non hanno subito problemi, non c'è stato sfruttamento, eccetera, è quello che il mercato attualmente premia di più. Così tanto che se io ho un prodotto certificato, che è dalla carta igienica fino alla casa, cos'è che per il consumatore fa la differenza? Beh, guardate qua, strongly agree è 34, più del il 60% dice che fa l'effetto positivo avere un prodotto che ha una certificazione. C'è ancora un 10% che non ci crede, ma questo fa parte, diciamo, della normalità, mica tutti devono essere d'accordo. La cosa incredibile è che in Cina c'è una cominciano a ribellarsi, no, alle imposizioni. In Italia siamo molto più d'accordo che le certificazioni abbiano un valore etico, sociale. In Cina, per esempio, probabilmente perché per decenni sono stati oppressi, non credono più alle certificazioni di parte terza, credono più alle quelle di parte seconda, cioè che conoscono personalmente. Quindi è un aspetto sociale interessante. Alla domanda, ma tu preferisci chi ti propone prodotti certificati o è indifferente? Guardate, l'81% dice io preferisco chi mi dà garanzie, in questo caso sui prodotti certificati o non certificati. Solo il 4% dice non me ne importa niente. E quindi ecco perché, se entriamo nel merito dei prodotti convenzionali, per esempio il packaging,
Vedete, qua abbiamo una garanzia sul prodotto tè e una garanzia sulla carta utilizzata per insacchettare il tè e il cartone, quindi sono messi allo stesso livello, no? Oppure caffè zero algida, fateci caso se vi capita che c'è questo marchietto, appunto PFC, e c'è scritto: questo bicchiere è realizzato con carta proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile. Questo perché? Perché le aziende cominciano a dare un senso di coerenza tra contenuto creato da loro e contenitore, che è quello che sostiene di fatto il tè, il mangiare, ma anche, attenzione, i giornali. Famiglia Cristiana, La Stampa, quante altre riviste, i fumetti tipo quelli della Bonelli, sono, se voi vedete, aprite, c'hanno tutti il marchio PFC. Loro si sono resi conto che sono degli attori del mercato, possono addirittura orientare il mercato, quindi acquistando materia prima certificata rispetto a non certificata a parità di costo, perché questa è la cosa interessante, non è che un'azienda deve spendere di più, a parità di costo costringe poi i proprietari forestali a certificarsi, perché io voglio la materia prima, te la offro? Tienla. Non te la offro, ho perso un cliente, quindi io mi affretto a fare le cose per bene. Ecco perché le grandi aziende sanno che orientano il mercato. E anche voi come progettisti potete orientare il mercato, no? Questo me l'hanno detto chiaramente. Per esempio, Leroy Merlin, loro hanno cominciato a investire, hanno detto che entro il 2020, quindi entro 4 anni, tutti i prodotti loro saranno esclusivamente certificati. Perché si sono resi conto che influenzano i loro fornitori. Se vogliono vendere a Leroy Merlin, questo è l'esempio, anche IKEA ha la stessa politica, devi darmi garanzia che il bosco è tagliato in maniera corretta. E formano i propri clienti. Vedete, quando uno entra, i nostri prodotti sono PFC e FSC. Poi fanno delle campagne specifiche, va bene. E negli ultimi anni abbiamo finalmente la grande distribuzione, altra forte leva di commercio di prodotti certificati, che crede nel dare garanzie ai propri clienti. Suggerimento, voi che siete di fatto la classe intellettuale, no? Quindi avete anche il concetto di analizzare, di studiare, di verificare bene ciò che fate nei vostri progetti, nelle vostre scelte, anche come consumatori. Guardate sempre le etichette, guardate che garanzie vi danno. In genere questa cosa viene automaticamente fatta dalle donne, in quanto sono più curiose, più sensibili e più attente. E su questo c'è una cosa interessante. Quando è stata fatta quell'indagine a livello mondiale, gli uomini dicevano tutti: ah sì, l'ho già visto questo marchio. Perché gli uomini non dicono mai che non sanno le cose. Le donne invece dice: ma forse sì, ma dimmi di più. Erano le persone che erano più interessate perché poi mettono in pratica. Quindi questo è un aspetto anche sociale interessante, no? Allora, entriamo nel merito. Abbiamo un bosco, abbiamo chi taglia. Abbiamo i primi trasformatori, poi i trasformatori di secondo e terzo livello e abbiamo i prodotti finiti. Quindi abbiamo, vedete, i prodotti tipo l'edilizia, ma abbiamo anche la carta, che è molto molto importante, e abbiamo anche i prodotti forestali non legnosi. Quindi, se è vero che tutti questi prodotti sono di qualità, è perché c'è un qualcosa che alla base è fatto bene, è certificato. E quindi entriamo un po' nel merito. Noi in Italia importiamo l'80% del legname che utilizziamo. 80% vuol dire che solo il 20% è nazionale. Di questo 20%, la metà, e quindi il 10% del totale, è pioppo. Il pioppo va a fare sfogliati, viene sfogliato e fa pannelli di compensato, che poi vanno nell'edilizia o vanno comunque per tutti i vari usi. Quindi in Italia usiamo soltanto il 10% del legname dei nostri boschi per tutte le attività in senso globale. Di questo 10%, l'80% è legna da ardere, ok?
Quindi già vi ho fatto capire quanto è ridotto la quantità di legname da opera che noi in Italia utilizziamo. A maggior ragione, è qui che voglio cogliere la vostra attenzione, a maggior ragione è importante che chi progetta dica al proprio cliente: io voglio che tu sappia che la mia casa è progettata con legno certificato, e rivolgersi a ditte che focalizzano l'attenzione sul legno locale, perché se più legno locale viene richiesto, più si taglieranno i boschi, più si tagliano i nostri boschi, più c'è economia locale, vuol dire che più gente rimane in montagna, vuol dire che i soldi rimangono qua. Perché se mi avete seguito nel ragionamento, se noi siamo il quarto importatore al mondo di legname, è anche vero che siamo il secondo come voce, la seconda voce di attivo a livello nazionale di export i prodotti legnosi. Quindi noi diventiamo ricchi con la trasformazione del legname, ma siamo poveri per quanto riguarda gli aspetti dell'import. Quindi noi diamo i nostri soldi all'estero e poi li recuperiamo dando un prodotto trasformato, ma sarebbe meglio che noi i soldi li lasciassimo in casa, secondo me. Ed è per questo che io sono contentissimo di essere anche qua, perché la Marlegno, per esempio, è una di quelle aziende in cui il 20% di tutto il legname viene localmente, quindi è superiore a quello che è di fatto a livello nazionale l'uso di legno locale. Cioè c'è uno sforzo a valorizzare il legno della Valtellina, il legno delle Alpi del Nord-Est, quindi è questo che è importante. L'altro 80%, tutto certificato, viene sempre dalle Alpi, quindi Austria, Slovenia. Mi diceva Angelo Marchetti che viene appunto come lamellare prevalentemente dalla zona Austria, Germania, Repubblica Ceca e Slovenia. Però no? Parliamo comunque Europa, non parliamo di legno tropicale. A questo punto è, secondo me, importante che nella logica del percorso di scegliere legno locale sappiate che per avere legno locale non solo bisogna tagliare i boschi, ma poi bisogna venderlo il legname, e quindi bisogna fare delle aste, e questo coinvolge altre risorse, sia umane, di tempo, di spesa, dove il legname di varie zone viene portato in un posto, viene a questo punto chiamata tutte le varie segherie che fanno una vera e propria asta e comprano il legname, soprattutto se è certificato, perché deve essere tracciabile, no? Questo è l'esempio del Piemonte, dove sono state fatte le prime aste appunto, e dove per evitare che il legname nella provincia di Torino fosse acquistata dalla limitrofa Francia, hanno fatto un catalogo dove si dice dove sono i boschi, dove si possono trovare le aziende che vendono legname e accanto le aziende che comprano legname, cioè per metterli assieme. Pensate che non si parlano le aziende, le segherie o gli artigiani con i proprietari, alzano il telefono: mi dai 20 metri cubi di larice? Il trader va a vedere, sì va bene, che sia larice siberiano, se l'arice della Val d'Aosta o del Piemonte o della Francia, non gliene importa un fico secco. Invece in questa maniera, soprattutto se viene richiesto, è importante, perché come vi ho detto i soldi rimangono in Italia, che non è un piccolo fatto, no? E poi perché abbiamo il problema della manutenzione in montagna, ma se nessuno rimane in montagna dobbiamo crearla l'economia, e questa è la vera economia, secondo me, secondo noi. Non necessariamente legna da opera. Questa, per esempio, sempre in Piemonte, è una ditta boschiva che taglia i boschi a basso pregio, fa il cippato e vende il calore. Quindi ha un valore aggiunto, non vende legna da ardere, ma vende il cippato che dentro delle caldaie, messe accanto agli enti pubblici, per esempio, che acquistano, inserisce l'acqua calda dentro l'impianto, quindi loro con un impiantino piccolo vendono il calore, quindi è valore aggiunto. Molto interessante, perché soprattutto voi che potreste fare dei progetti anche per enti pubblici o piccole aziende agricole o
perché no, anche alberghi, sappiate che si può anche proporre la vendita del calore e quindi affidarsi a delle ESCO, Energy Service Company, che vendono il calore dai boschi locali, quindi dare un valore aggiunto. Non vuol dire abbandonare le caldaie a metano o abbandonare le caldaie a gasolio, vuol dire mettere una caldaia di accanto e nei picchi di calore si utilizza soltanto la materia prima fossile, quindi diminuire i costi di gestione, aumentare la sostenibilità, voi fate bella figura e ci guadagna il territorio. Ecco altri due esempi, un'altra, questa è in Liguria, una centrale termica che dice da dove si approvvigiona il legname, oppure in Toscana il sindaco orgogliosamente dice questa è una frazione teleriscaldata a biomassa legnosa. Lì i comitati no centrali non esistono, perché sanno tutti che risparmiano, c'hanno tutti i parenti che lavorano in montagna, quindi non c'è la mentalità urbana del dire faccio una centrale a biomassa, oddio chissà cosa ci buttano dentro. Perché purtroppo la gente si fa fregare abbastanza rapidamente. Biomassa che vuol dire? Se tu crei una biomassa che va solo a cippato, non ci puoi buttare spazzatura o altre schifezze, si blocca la macchina. Quindi talvolta basta spiegarle le cose, no? Entriamo adesso nel merito. Anzi, chiedo, sono coi tempi a posto? Perfetto. Di solito si fa una pausa oppure si va dritto per dritto? Ok. Ho visto qualcuno dormiva all'inizio, adesso già sono più svegli, forse siamo... ce la facciamo, dai. Gli argomenti sono interessanti e anzi, probabilmente se volete anche interrompermi con le domande, questo rende un po' più vivo la cosa, senza problemi. Allora, vi faccio un esempio di un cantiere. Allora, qui abbiamo un'azienda, le Costruzioni Chiarello, SRL, che costruisce case in legno, fatti con pannelli in Croslam, quindi pannelli a fibra incrociata, abete rosso, loro sono certificati PFC, quindi danno la tracciabilità, ma per dare un prodotto certificato hanno bisogno, uno, che il legno venga da un bosco certificato, quindi viene l'abete rosso da Asiago, in provincia di Vicenza, certificato PFC. Le tavole sono fatte dai legnami Pesavento di Malò, sempre in provincia di Vicenza, che acquista il tronco, fa i segati, le tavole, e le vende alla Artuso Legnami, anche questa certificata PFC, per fare i pannelli XLAM. Quindi loro comprano i pannelli e li mettono assieme, quindi la Chiarello, questa qua che vi dicevo. Qui abbiamo quindi un cantiere che può... La ditta dice io ti do una casa, tutto, uno, legno locale, quindi sta tranquillo, non c'è l'alice o abete rosso che potrebbe venire da Chernobyl, perché ci stanno anche sti timori, no? Bielorussia, Ucraina, Russia, il fallout radioattivo è elevato, lo sappiamo, allora intanto te lo do da lassù e ti posso far conoscere anche le ditte boschive che l'hanno tagliato, uno. Due, appunto, tu attraverso questo circuito a parità di costo lasci i soldi nella tua regione e lì Zaia, che è leghista, fa oh, che bello, non è questione di essere leghisti o no, è una questione di buon senso. Seconda cosa, le aziende del posto lavorano di più e poi voi dite, vedete, io ti do qualcosa di cui ho tracciabilità, nessuno ha lavorato in nero, tutti sono rintracciabili. Questo è un esempio, per esempio, di eventi di grande livello. Nel Trentino, il cui livello di certificazione dei boschi è l'85% in Trentino, loro hanno fatto i mondiali di sci nordico e giustamente le strutture l'hanno fatte tutte con legno locale. Ma per farlo con legno locale, per esempio, questo è un edificio realizzato in 5 mesi, perché ovviamente hanno fatto tutto con pannelli XLAM, adesso vi faccio vedere il progetto, il larice è della zona, l'abete rosso interno è della zona, è un edificio che è stato realizzato con l'idea di accogliere le televisioni che filmavano l'arrivo nella pista di sci da fondo, quindi ha delle logiche, diciamo, molto interessanti. Ogni camerino aveva una TV,
ogni situazione deve essere isolata dal resto, quindi hanno deciso di fare esternamente, come vedete, tutto l'arice, la copertura è fatta sempre con Ixlam, questa è la sezione di piano. Abbiamo poi il legname, ovviamente non solo sulle pareti e gli infissi e la copertura, anche per quanto riguarda gli isolanti termici con fibra di legno, i pavimenti, i serramenti, corrimano. Quindi fondamentalmente hanno fatto, voi mi direte, un ragionamento logico, capire, il Trentino è tutto certificato, usano il legno. Esiste una norma che è europea sulla libera concorrenza, in cui tu non puoi dire voglio legno locale. Vi annullano il bando, vi annullano il capitolato. L'unica maniera per vincere e quindi per avere poi una dizione di questo genere, questo edificio è realizzato con legno locale o con legno della Val di Fiemme o qui, potremmo dire la Val Brembana o della Val Tellina, è mettere nel capitolato che il legno sia a basso impatto ambientale. E qual è il legno che è a minore impatto ambientale? È quello che viene da più vicino, perché se io lo compro dalla Finlandia, ovviamente fa più chilometri. Ma voi pensate come la nostra burocrazia italiana è messa? Cioè un sindaco non può dire io voglio il legno della Val Tellina, della Val Brembana, anche che è la cosa più logica, no? Più ragionevole. Deve dire che rispetta i canoni della libera circolazione dei materiali nell'Unione Europea, però dice io sindaco voglio inquinare il meno possibile. È la stessa logica dell'alimentazione biologica nelle mense dei bambini agli asilo, no? Che il biologico è favorito rispetto agli altri perché fa meno male rispetto al cibo che non è controllato. Quindi sappiatelo questo, insomma, la certificazione vi permette anche di dare un minimo di garanzia sulla tracciabilità. Expo, questo volevo parlarne, perché Expo è stato non solo per l'aspetto delle filiere agroalimentari, ma anche per il mondo del legno, un momento straordinario di visibilità. Uno perché era un'area in costruzione di 200 ettari, ha avuto più di 20 milioni di visitatori, si parla di 21 milioni, 145 paesi rappresentati, 21 aziende del settore business, 17 ONG, eccetera. Beh, l'ordine dei dottori agronomi e forestali ha realizzato un padiglione, tutto in legno certificato PFC, che veniva, guardate, con legno da foreste gestite in maniera sostenibile delle Alpi italiane, no? Chiunque veniva diceva: oh, vabbè, ma è logico, è legno vostro, usate il vostro. Vagliela a dire che noi importiamo il 90% del legno da opera. Non è così semplice da spiegare a un finlandese, uno svedese che utilizzano tutto proprio legno e quello che gli avanza lo esportano, guarda caso, verso l'Italia. Quindi questa dichiarazione non è assolutamente così scontata. E la cosa interessante, per chi di voi ha avuto la fortuna di andare a girare, è che la maggior parte degli edifici costruiti in maniera così rapida erano fatti proprio in legno. E guardate, faccio una lista minima dei padiglioni fatti in legno certificato PFC. Chi di voi c'è stato ci si può riconoscere o no tra tutti questi? Sicuramente. La cosa interessante è che la maggior parte di questi padiglioni non aveva un'addizione certificato PFC. Quando io sono andato a parlare con i costruttori, Rubner, Pirker, Wolf System, eccetera, e mi sono un po' lamentato, dico: ma perché non l'avete usato? Ah, ma perché è normale che sia certificato PFC? Scusa, tu lo sai? Dico: io lo so, ma la gente non lo sa. Ah, già, è vero. Cioè, l'aspetto comunicativo parte, no, non c'è, ed è invece un elemento di formazione, di cultura importantissima. Ecco perché altri progetti, tipo questa casa passiva, realizzata da un gruppo di progettisti del Trentino Alto Adige, Biosfera 1, e adesso c'è Biosfera 2 che sta girando l'Italia, ha il marchio sopra, cioè diventa educativa, per dimostrare che gli edifici a energia zero oppure passiva, se usano legno,
hanno una ragione di essere, poi ovviamente sono isolanti termici, fibra di cellulosa, di sughero, cioè tutti i prodotti a base forestale ci stanno, però esistono, siamo ancora nella fase qui in Italia in cui dobbiamo educare il consumatore, però voi mi insegnate, bisogna anche educare il progettista, perché questo ingegnere Samuele Giacometti, per esempio, ha creato della tracciabilità e del legno tutta la sua vita. Vi suggerisco di andare a questo sito, sadilegno.it. Ve lo suggerisco perché dentro ci stanno una serie di immagini, di filmati interessantissimi, dove lui dimostra che è in grado di costruire le case non in funzione di quello che ordina, ma in funzione del bosco che si trova vicino. Cioè lui ha preso 43 alberi da 11 km di distanza da questa casa, che si trova a Sostasio, Prato Carnico, provincia di Udine, ha fatto abbattere le 43 piante da un dottore forestale, ha calcolato le travi e il legname che si aveva a disposizione e ha progettato la casa in funzione del legno che aveva a disposizione. E non ha fatto come si fa generalmente, io faccio il modello della casa e poi dico, ecco, adesso voglio 20 metri cubi di abete rosso, voglio x quintali di isolante, voglio... Lui ha una logica diversissima e ha creato un modulo che si chiama Sa di Legno, molto interessante. Perché Sa di Legno? Tanto lo vedete, questa è la sua casa, se l'è costruita per sé, 132 metri quadri, villetto unifamiliare, due piani, la legna di scarto delle 43 piante, ormai sono 3 anni e la usa per il suo caminetto, quindi non ha buttato, come del maiale, non ha buttato assolutamente niente, ha fatto il blower test, è una casa perfettamente isolata, ha avuto la certificazione Klimahaus, quindi ha fatto un progetto normale, però ci è andata a vivere dentro e visto che c'ha dei figli. E guardate la cosa impressionante, ve lo dico perché sono queste sfumature che poi colpiscono. Sa di legno, è evidente, no? Sapere del legno, sapore del legno, perché lui non ha usato nessun trattamento isolante, trattamento chimico o oli, né per l'esterno né per l'interno. Lui si chiama Samuele, la sua moglie si chiama Sara, i suoi figli si chiamano Diego e Diana. Cioè, capito? Cioè, tra follia e genio spesso c'è questa sottile, lui ha costruito tutta la sua vita progettuale, lui ha lasciato il suo lavoro di ingegnere per fare soltanto realizzazione di case fatte con questa logica e ora sta girando l'Italia con questa logica, così tanto che addirittura è talmente forte di questo messaggio, va in boschi certificati, prende il legno tagliato da ditte certificate, le fa segare da ditte certificate, le fa montare da ditte certificate, quindi è tracciabile, vende la CO2 della sua casa in legno. Questo, guardate, è un contratto sul mercato volontario, vende una tonnellata di CO2 che corrisponde fondamentalmente a un metro cubo di legno. Un metro cubo di carbonio, l'ha venduta a 100 euro a tonnellata e l'ha venduta a un'azienda che si chiama Vivere il Legno, sempre della zona. Quindi lui comunque ha fatto di questa tracciabilità, di questo legno sostenibile, anche un ulteriore valore aggiunto. Vende i crediti di carbonio della sua casa, perché lui dice, guarda, è la casa mia, io sicuro prima di 50-60 anni non la tocco. Sperando che poi la lascia non solo ai figli, anche ai nipoti. Voi sapete che le uniche costruzioni in legno che resistono in Giappone sono quelle in legno, ci sono dei templi di 2000 e passa anni e sono di legno, che se ne dica. Purtroppo noi in Italia siamo vittima delle favole che ci hanno raccontato le nostre mamme o nonni, perché tutti sapete la favola dei tre porcellini, no? Che la paglia va via, il legno si brucia, invece la pietra rimane. No, non è detto, perché qualcuno ha informato male chi ha creato quella favola, perché adesso forse la tecnologia forse è un pochettino meglio, perché voi sapete che i pompieri, se entrano in una casa, se è di legno, se è di cemento armato, non entrano, perché il cemento armato crolla da un momento all'altro, il legno invece prima di crollare canta.
e informa molto bene e i vigili del fuoco sanno perfettamente in una struttura in legno quanto starci o no. Comunque, detto questo, entriamo in altri casi reali. Per esempio, in Veneto, nella stessa logica dei vini delle varie zone, hanno deciso un consorzio di produttori, di ditte, di costruttori, di fare i loro prodotti proprio marchiati. Castagno della Valle del Pasubio, ciliegio della zona del Recoaro, larice Valzoldana, abete rosso dell'altipiano di Asiago. Quindi riescono a dare non solo legno locale, ma anche localizzato. E fanno delle cose molto belle, praticamente dicono ai propri clienti, cioè gente che compra le case o compra infrastrutture, ponti, dicono: guarda, tu fai con me, compri tutto, poi a contratto firmato andiamo a vedere il legno dove è stato tagliato. Tanto è tutto in zona. Quindi fanno un viaggio e vanno a parlare con chi è il proprietario del bosco. Quindi è anche una cosa di attaccamento al territorio. Che ditemi in che altra maniera si riesce a fare? E il Veneto era questo, non so se riuscite a vedere. Questo è il Veneto alla fine della prima guerra mondiale, perché era zona del Cansiglio, del Pasubio, zona di trincea tra gli austriaci e gli italiani. Gli italiani si mettevano sotto i boschi e lanciavano con le granate o con i cannoni. Cosa facevano gli austriaci? Buttavano bombe incendiarie, bruciarono tutti i boschi e questo era quello che c'era 100 anni fa. E questo è quello che c'è adesso, dopo che gli italiani hanno vinto la guerra. Hanno costretto gli austriaci prigionieri a ripiantare gli alberi e poi l'hanno rimandati a casa. Vedete come funzionava una volta? E questi sono boschi artificiali alla resa dei conti, anche se noi vediamo e diciamo: oh, che bello, è la natura. No, 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 tutte le conifere in quelle zone sono tutte artificiali e ovviamente quando uno taglia quei boschi non fa altro che piantare una piantagione che dopo 100 anni è come una piantagione di ravanelli o di insalata, soltanto con una scala diversa. Vedete come un dottore forestale ragiona, no? E a questo punto possiamo usare questo legname, per esempio, vi ricordate che parlavo prima dell'arice di Zoldo? Questa falegnameria usa legno locale, cioè l'arice di Zoldo, che poi lo traccia, fa un termotrattamento e quindi usa tutti i serramenti, invece di comprare la Douglasia, o legno tropicale, usa il larice locale e lo mette all'esterno. Quindi serramenti di alta qualità, oppure assi del Cansiglio, l'ITLAS, che prima comprava legno tropicale, si trova in provincia di Treviso, a 12 km dal Pian del Cansiglio. Ha fatto un accordo con Veneto Agricoltura e con le ditte boschive, il faggio, che ha dimensioni di questo genere, che prima andava in legna da ardere, ci fanno delle tavole. Ma il faggio è nervoso, si piega? Sotto ci hanno messo l'abete rosso incrociato e quindi il legno è stabile e fanno dei listoni, si chiama assi del Cansiglio, tutto certificato PFC, tracciato. Parlavo prima, no, del termotrattamento. È una cosa che vi prego, informatevi, perché il termo wood è di fatto un'operazione semplicissima, c'ha un piccolo costo. Esistono nel Nord Italia diversi imprenditori che acquistano il legname, lo trattano e lo rivendono, però voi potreste, i vostri fornitori, se avete qualcuno che nella progettazione, se avete un rapporto fiduciario con qualcuno che vi dà i pannelli X-Lam o il lamellare, che altro, per poter anche valorizzare per gli esterni, perché no, dei materiali tipo questo esterno fatto in frassino locale, che è un decking esterno, come quello delle piscine, fatto però col frassino dei boschi intorno a questa casa. Ma la cosa più bella, per esempio, è questo. Guardate, qui abbiamo un proprietario boschivo, che è non so come si chiamano da queste parti, quassù sono regole in Veneto, vengono chiamate comunanze agrarie, università degli uomini primitivi, comunelli, cioè sono degli usi civici. Questo è in Veneto, che hanno venduto alla ditta che è la Mavima Bautek, che fa costruzioni in legno, nella stessa logica della Marlegno, in cui
Loro hanno venduto con il marchio e hanno messo il marchio della propria proprietà sulla struttura. Quindi c'è un collegamento territorio e qualità della produzione. A questo punto, altri esempi. Siamo dentro la Marlegno, come vi ho detto, che ha una certificazione PFC, quindi il 100% del legname che viene fornito è legname certificato, quindi può riportare una comunicazione da boschi gestiti in maniera sostenibile. Questa è la casa passiva costruita quale esterno, fra altre cose è una cosa molto interessante e visitabile. Mi dicevi prima che bisogna prenotare una visita per avere poi tutta la spiegazione. Quindi qua il legname è strutturale, però ci sta tutta una logica dietro, ovviamente, della passività, no? Però in questo caso si può dire: io, costruendo questa casa o questa villa a Caravaggio, io ho difeso il mio ambiente, perché so da dove viene il legname, so che non è di origine illegale. Oppure, sempre un'altra immagine, no? Della stessa villa, oppure con varie prospettive, il legno è dentro, è strutturale. Qua a Soiano del Lago abbiamo, come vedete, la possibilità di avere costruzioni assolutamente non impattanti. Non si vede il legno, non è valorizzato, qui è stato possibile farlo. Quindi, al di là dell'aspetto estetico, qui c'è dietro una scelta di approvvigionamento. Cioè, voi capite che, se abbiamo già detto che c'è poco legname, ce n'è ancora meno locale, chi lo fa, e lo fa con questa qualità architettonica, con questo valore aggiunto, fa il bene del nostro territorio. Ora, vi ricordate prima quella casa a Lago di Tesero, no? Quella costruita dove c'era questo edificio è realizzato. Per arrivare a quell'edificio bisogna usare questo ponte che sta proprio a Tesero. E io non lo sapevo, infatti lo vedevo, ma guarda quanto è bello, ho scoperto che è stato fatto dalla Marlegno. Non sto facendo promozione all'azienda, è che è una questione anche bello per un'organizzazione non governativa, no profit come me, sapere che ci stanno dei testimonial che portano il bello dell'uso del legno certificato in giro per l'Italia, e sono riusciti ad andare, nel caso loro, anche nella terra dei trentini che hanno tutto legno certificato, no? Poi, com'è che si può usare il legno? Tribuna sportiva, questo è un altro esempio straordinario di valorizzazione delle risorse locali. Edificio commerciale a Marcheno, probabilmente voi li conoscete, no? Sono delle vostre zone. Cecina, questo è in Toscana, è un centro direzionale fatto tutto anche questo con legno certificato. Mercato agricolo, vado un po' rapidamente perché a questo punto sono nel vostro terreno, no? Ma perché voglio farvi vedere questa immagine? Perché noi siamo in una situazione qua in Italia in cui siamo veramente all'inizio di un percorso che è lungo. Praticamente ci troviamo in una situazione dove abbiamo tante risorse legnose che non usiamo, abbiamo tanta capacità imprenditoriale che non usa legno locale, tantissima creatività progettuale, creativa nel mondo degli architetti, nel mondo dei geometri, strutturale per il mondo degli ingegneri, e attualmente il legno è praticamente una cenerentola. La responsabilità ovviamente è del mondo formativo universitario, cioè soltanto da 2 anni ho visto che è nato il corso a Firenze e a Trento sull'uso del legno a scopi dell'edilizia. E quindi ben vengano questo tipo di corsi che fanno avvicinare il mondo della progettazione al settore del legno. Però sappiate che ancora voi siete dei pionieri, siamo veramente ancora all'inizio di un lungo percorso. E per evitare che ci colonizzino, visto che c'è la possibilità di libero
circolazione anche della libera professione da professionalità del centro e del nord Europa, è bene che si focalizzi molto sulla materia prima legno, e ve lo dico anche perché venendo da un'area terremotata ormai la legge lo permette, non si fanno più costruzioni senza i tetti e le capriate in legno. E finalmente le costruzioni in legno cominciano a essere accettate, se ovviamente magari con un cappotto adeguato alle situazioni architettoniche, storiche, che ne so, io abito vicino a Assisi, non può fare una casa tipo tutta in legno perché non ha senso, però la struttura sì. Ecco quindi, io mi auguro che interventi di questo genere mi auguro anche delle domande che mi farete stimolino questa vostra desiderio, questa vostra creatività nell'usare più il legno e ovviamente se usate il legno che sia certificato PFC, ovviamente. Io finisco qua per adesso.